amici modellisti, amici di Model on Passion, benvenuti in questa nuova puntata, puntata numero 14, sulla building della USS Nimitz CVN-68, della Italeri, kit dell'Italeri in scala 1 a 720. Nella puntata di oggi andremo a vedere come, molto velocemente e brevemente, come andiamo a realizzare la parte dell'hangar bay, sia per quanto riguarda la pavimentazione, sia per quanto riguarda la parte che riguarda le pareti, sia strutturali che quelle decorate. Vi ricordiamo ovviamente di condividere i video di Model on Passion, di mettere mi piace al canale, di seguirci, perché diciamo il vostro supporto è assolutamente importante per noi per migliorare e per ovviamente offrirvi sempre un servizio migliore. E vi ricordiamo che sono attivi 3 livelli di abbonamento. Sul primo livello già trovate, quindi livello 1, già trovate dei video, molti video caricati. Nel livello 2 e nel livello 3 invece l'attivazione deve essere fatta solo dopo averci iscritto. Ci potete scrivere a modelonpassion@gmail.com, perché nel livello 2 è il livello dei tutoraggi o comunque dell'assistenza tecnica alla costruzione del vostro modello direttamente in aiuto da noi, e nel livello 3 invece il corso specializzato e diciamo specifico di modellismo in base alla vostra esigenza. Quindi un servizio sempre più mirato e sempre più attento a quelle che sono le vostre necessità, tralasciando gli aspetti generici e generali. Nel livello ovviamente gratuito tanti nuovi video generici di base. Per tutti coloro che invece vogliono approfondire, possono trovare sui 3 livelli di abbonamento tanti video più specifici. E infatti di questo video, come anche di altri, potete trovare sulla Nimitz, sul livello 1, già caricati un po' di video, divisi tra video extra e video completi, a quelli generici che trovate qui sul canale bianco e sul canale generico, quello gratuito. E anche di questa puntata troverete la puntata extra con tutte le fasi di costruzione e realizzazione, quindi entreremo un po' più nel dettaglio, che qui per motivi anche diciamo di tempo e di spazio cerchiamo insomma di accorciare e di abbreviare. Tuttavia, per informazioni ci potete sempre scrivere alla nostra mail modelonpassion@gmail.com. Quindi lasciamo lo spazio alla puntata e cominciamo a lavorare subito dopo la nostra sigla. Dunque, la prima cosa che facciamo è quella di andare a fissare il nostro ponte, che è la prima cosa, perché altrimenti non possiamo andare a lavorare quelle che sono le strutture per le pareti, per tutti gli accessori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che facciamo, ci muniamo di colla, togliamo il ponte perché momentaneamente è appoggiato, andiamo a mettere la colla su quelli che sono i supporti, e poi successivamente riposizioniamo il ponte nella collocazione che noi abbiamo pensato, quindi quella che noi abbiamo progettato e studiato, e gli diamo ovviamente il tempo di incollaggio. Alla fine dell'incollaggio testiamo
la sua, insomma, tenacia, se ci sono problemi, se nel tempo ci possono essere problemi, dopodiché procediamo alla fase della preparazione delle false pareti, cioè di quelle strutture dietro la scenografia che hanno proprio il compito di sostenere tutta la scenografia. Quindi procediamo subito con l'incollaggio. Mentre il ponte tende ovviamente ad asciugare e quindi insomma prende corpo, abbiamo realizzato delle striscioline, si possono anche già trovare tranquillamente in commercio, ma le potete anche realizzare, le potete realizzare con dello stirene, diciamo molto molto sottile come questo, parliamo uno 0,36, lo potete realizzare con uno stirene un po' più spesso, di 1 mm, insomma potete fare quello che volete. Quindi andiamo a realizzare con queste striscioline, e andiamo a realizzare utilizzando della colla per stirene, e queste striscioline, andiamo a fare una cosa molto molto semplice. Andiamo a metterle uno contro l'altra e le andiamo a incollare in modo tale che tutto questo pezzo fa un sol corpo e vada a creare questa struttura molto leggera, perché insomma non volevamo creare una cosa particolarmente complessa e pesante, e andiamo insomma a realizzare questa finta parete sulla quale poi andiamo a preparare le vere pareti, insomma, dell'interno dell'hangar, e verranno poi applicate su queste sempre con la stessa colla. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: perché siamo andati a utilizzare questo 0,36 invece di andare a utilizzare uno stirene più spesso? Semplicemente per rispondere ad un follower che ci ha scritto un po' di tempo fa, dicendo come effettuare la scelta dello stirene, gli spessori, eccetera, eccetera. E noi vogliamo dire sostanzialmente che non c'è una regola ben precisa per la scelta degli spessori, soprattutto quando questi non sono a vista, ma sono quelli portanti, quelli strutturali. Se in casa vi manca o nel vostro laboratorio vi manca lo stirene appropriato, parliamo sempre e soltanto non di quello a vista o di quello della riproduzione modellistica, ma di quello strutturale, voi potete tranquillamente prendere quello che avete e riqualificarlo, riprepararlo per quello che dovete fare. Quindi, fondamentalmente, potete utilizzare qualsiasi cosa purché non sia quello, diciamo, in cui voi state riproducendo modellisticamente in scala il pezzo specifico. Quindi adesso non ci resta che andare a mettere, stendere la colla sulla striscia ed applicare poi i due pezzi. Vediamo.
ed ecco come appaiono le striscette incollate e rigide, e questo invece è come appare il ponte dopo l'incollaggio. Abbiamo atteso un po' di tempo in modo tale da essere sicuri che il ponte non ci faccia alcun tipo di scherzo nel corso del tempo. Controlliamo praticamente che tutto sia a posto e proseguiamo. Allora, andiamo a effettuare il nostro taglio. Stiamo praticamente procedendo dopo l'incollaggio delle striscette a effettuare praticamente un taglio, andando a porzionare, diciamo, le parti che ci interessano, e andiamo praticamente a chiudere quello che è il nostro hangar. Adesso con l'aiuto dell'handicam riusciamo a, diciamo, mostrare meglio questa lavorazione una volta che abbiamo anche montato tutto. Allora, andiamo a effettuare questo taglio e poi vediamo come procede. Allora, tagliamo il pezzo e poi cerchiamo di avvicinare la telecamera per farvi vedere. Andiamo a posizionare il nostro falso, la falsa parete alla sua posizione. Facciamo così praticamente per tutto, quindi chiudiamo questo grande rettangolo e poi vedremo appunto successivamente come apparirà tutta la struttura prima dell'incollaggio definitivo. Ora però, visto che questa parte, cioè tutta la parte dell'hangar bay, non è inserita all'interno del kit degli Italeri, quindi è fondamentalmente un fuori tema rispetto al kit che chiunque, insomma, può andare ad acquistare, per chi è interessato ad approfondire come poter impreziosire il proprio modello e quindi come andare a realizzare l'hangar bay, vi consigliamo di seguire il livello 1 di Model on Passion, perché lì andremo a caricare le puntate extra sulla realizzazione dell'hangar bay con tutti i dettagli che non vedremo all'interno di questo livello, cioè del livello generalista, del livello gratuito, perché ci atteniamo ovviamente al kit offerto dalla casa produttrice. Quindi, una volta che noi abbiamo realizzato tutto questo, non ci resta che andare a diciamo proseguire per quello che è il kit, quello che offriva fondamentalmente il kit. Per tutto il resto, le puntate extra per quanto riguarda l'hangar bay le trovate sul livello 1 per abbonati di Model on Passion. Chi invece vuole seguire fondamentalmente la realizzazione classica del kit, il kit presenta, diciamo, le classiche aperture preconfezionate. Queste preconfezionate vengono praticamente posizionate dietro l'apertura in modo tale da andare praticamente a chiudere le aperture stesse. Per quale motivo? Per il semplice fatto che, non andando a realizzare la parte interna, noi dobbiamo andare a chiudere come se i portelloni avessero le rispettive chiusure ermetiche quando l'hangar bay non va praticamente utilizzato. Quindi noi andremo ad utilizzare queste lavorazioni qui. Possiamo andare, volendo, a posizionarle anche al contrario, le andiamo ad incollare, le andiamo a primerizzare, le andiamo a colorare della stessa colorazione dello scafo, e in questo modo noi abbiamo letteralmente chiuso gli hangar bay e lasciamo come se l'hangar bay fosse realmente chiuso. Questa è un'altra possibilità, anzi diciamo che è proprio la possibilità ufficiale che viene diciamo data da questo kit, che è estremamente piccolo, ma ovviamente noi vediamo sia la componente standard di realizzazione sia quella elaborata di elaborazione, che insomma non è obbligatoria farla, per quanto riguarda, insomma, la realizzazione di questo kit.
Ed anche oggi siamo giunti alla fine di questa puntata. Come abbiamo già detto, per l'extra, per diciamo, vedere la realizzazione dell'Hangar Bay, vi rimandiamo al livello 1 di Model on Passion. Per il resto, ci vediamo nella prossima puntata e parleremo di Fly Deck. Ciao a tutti da Model on Passion.